di capire gli altri. Di qualcosa di notevole, Giorgio. Di notevole, quando io sto con le femmine sono felice. Vado contro il clima. Col Barbara, tanto Vito. Tu? Ombretta. Ombretta? Ombretta. Ombretta, ombretta. Ombretta, ombretta. Però tu intervieni poco, lei interviene spesso. Lei è ombretta sdegnosa del Mississippi. Esatto. Non fa la ritrosa, ma baciami qui. Bene, bene. La mia rovina per la vita. E invece, chi era l'altra? Che tu invece sei? Roberta Stornaiuolo, quella che è uguale a Leandra Tomaiuolo. Ah, Leandra, sì, tu, quelle, tu invece sei Roberto? Alessandro. Scusa. Ricordiamo? Roberta, e tu Alessandro, ecco, così comincia pure. Sì. Bene. Allora, adesso c'è una diatriba in corso, poi vi racconto, perché questa storia probabilmente va a finire male. No, no, non ce le raccontare le storie che vanno a finire male. No, ma male per chi ha cominciato a fare le cose, diciamo, poco corrette. Per noi che invece siamo corretti... Quindi verranno automaticamente esclusi. Sì, sì, per loro per forza. Allora. Allora, andiamo a fare... Facciamo, tu sei invece? Io sono Francesca, sì. Ma ti conosco, no? No, non mi conosci, è la prima volta, sono ospite. Ah, va bene. Sto osservando la... Ma sei di Roma o sei di qua? Sono di Roma, ma abito a Capena. Ah, ok, e quindi sei amica sua? Sì. Ok. E lei invece? Tu invece? Chi sei? Non ci conosciamo. Non ci conosciamo, bene. No, siccome ho la memoria, a meno che... Guarda, io ho visto talmente tanta gente in vita mia che oramai se non vedo le persone almeno 4 o 5 volte non riesco, non, è una questione proprio, proprio di chip, no? Pure io se vedo magari la persona... No, ma loro l'ho vista già 3, 4, 5 volte, però le vedo sempre insieme ad altri, in Corea, per cui non c'è... Non riesco a collegare i nomi, ecco, queste cose qua. Aspetta che andiamo a fare un video là. Andiamo di là noi. Aspetta, guardiamo prima lo scenario naturale. In questo eccezionale posto. Guarda che roba. Uno dei più lussuriosi, sì. Proprio non lussuria, ma lussuriosi posti di bello anche, è bello, guarda anche di là. Il canyon, da questa parte qui, il canyon dell'Alto Lazio, eccolo qua. Di là una volta c'era l'abitato etrusco, perché stava anche dalla parte di là, e questa è la parte, diciamo, più protetta, la parte medievale, che sta su uno sperone di roccia, che poi magari andiamo a fare un passaggio, e qui c'era il castello del 1100 e la collegiata laggiù in fondo altrettanto. È molto bello ed è soprattutto abbandonato da 90 anni più o meno, 80-90 anni, sì. Perché è stato distrutto da un terremoto. Allora colgo l'occasione qui, perché siamo sul sagrato, sì, siamo in epoca di risveglio, in un certo senso, nazionale. Delle coscienze, l'insegno delle coscienze. Questo ricordo, che è stato abbastanza ben vissuto nel centenario del 2000, del 1917. Ma hai letto che c'è scritto qua? Qua c'è scritto anno 1918. Sì, questo è stato per i caduti di guerra del primo conflitto mondiale. E il rapporto, e poi ci hanno aggiunto, poi ci hanno aggiunto. Esattamente, che sono molti di meno. Ricordiamoci sempre che il vero risveglio nazionale, anche lì ne parlavamo prima, della presa di coscienza nazionale, perché allora era, sì, del comunale, se andava bene, o addirittura di quartiere. Esattamente, è anzi diventata... si può dire che l'unione nazionale vera e propria è avvenuta nelle trincee del Carso, dove si parlavano, quando i giovani militari reclutati, che venivano prevalentemente dalle campagne, ricordiamoci bene che gli 95% erano campagnoli, si viveva in campagna, Non parlavano nemmeno l'italiano, ricordiamo bene anche questa cosa, mentre gli operai erano mobilitati come operai e dentro, non andavano le fabbriche, al fronte, dentro le fabbriche, per cui quelli che hanno pagato la guerra e hanno fatto veramente la guerra, i meridionali in particolare, erano quelli delle campagne.
Ma è ovvio perché erano i meridionali, perché i meridionali non erano la non c'era l'industria. Non c'era l'industria, non è stata industrializzata. Detto questo, va ricordato... E soprattutto quel po' di industria che c'era, non è utilizzabile, il fronte era a 1000 chilometri. Non solo. Mentre le fabbriche di Torino e di Milano erano lì, dietro le prime linee. Non solo, ma durante il cosiddetto processo di unificazione, che ricordiamoci bene, è un processo che è avvenuto perché i piemontesi hanno vissuto l'unificazione come allargamento del Piemonte. È stato la monarchia sabauda che ha voluto interpretare con i suoi generali, gli stessi che si sono comportati come si sono Cialdini a Caporetto, gli stessi generali con epicentro i vari Ambrosio e Badoglio, tutti piemontesi e tutti di quella razza lì. Tutti sconfitti e tutti promossi. Esattamente. Tanto che Graziani e Badoglio ci ha rotto il cazzo fino al 1945. Esattamente. Così come mi ricordava un mio professore di storia, che era molto anziano, quando ci insegnava il secondo liceo classico e il terzo liceo classico, il professor Zerilli, che ci raccontava come appunto le promozioni avvenissero in una certa maniera, indipendentemente dal comportamento di questi ufficiali. E ricordiamoci anche che la presa di coscienza che è avvenuta in questi giorni, questi mesi, del fatto che dopo Caporetto c'è stata una rivolta, quello che Malaparte ha chiamato la rivolta dei santi maledetti, che sono stati loro, è stato il popolo italiano, il popolo dei combattenti, tant'è vero che... No, ma non ricordiamo mai che tanta di quella gente che abitava lì, diciamo oltre Caporetto, sugli altipiani, è stata costretta oltre 100.000 persone a sgomberare a dover arretrare con le truppe, e quindi è stato quel caos che conosciamo. Esatto, lì il problema è stato diciamo, la ritirata, la rotta è diventata così perché c'erano i civili che intralciavano le strade. Come si vede benissimo nei filmati, come si vede bellissimo in quel bellissimo film. Ma quello ha creato quella presa di coscienza e quella confusione, ha creato quella presa di consapevolezza che sarebbe stata l'ultima spiaggia che potevano combattere per la libertà. Vabbè, e quindi hanno speso tutto quello che c'era da spendere. Dopo Vittorio Veneto, diciamolo pure, è stato fatto dal popolo italiano interamente preso, e certamente non da quella gerarchia militare che era stata all'origine del tradimento stesso, a cominciare da Badoglio, tant'è vero che c'è un libro di un grande storico che si chiamava De Biase, credo che sia morto, intitolato Badoglio, duca di Caporetto. Allora, è una presa di coscienza che è avvenuta adesso, perché prima io stesso non avevo percepito, ci fu un'enorme quantità di militari, soprattutto soldati, gente del popolo, che andò volontaria negli arditi. Ci nacquero sapendo che andavano a rischiare di morire con altissima probabilità. Col pugnale e le bombe a mano, senza nemmeno il fucile. Allora, questa cosa qui, questa ha rappresentato veramente la rinascita del popolo italiano, che veniva avanti da una sconfitta dietro l'altra, perché dopo l'ultima sconfitta è stata quella di Adua, che è stata una sconfitta 1896 cocente, è stata una sconfitta cocente, non solo sconfitta, vissuta passivamente per tutto un popolo italiano. Una carneficina, vabbè, è sempre relativamente, perché di fronte a questa una carneficina da poco. Beh, questo per dire di nuovo che la riscossa è avvenuta proprio nell'ambito del popolo, e ripeto, io non avevo questa percezione, ero convinto che gli arditi fossero una esigua minoranza. Invece, quando fu istituito, come dire, possiamo dire anche l'arma degli arditi, nacquero degli interi assaltatori. Sì, vabbè, nacquero degli interi reggimenti, capito? Il che è diverso che avere una pattuglia o 10 arditi che li mandi allo sbaraglio come avanguardia che ne so, di una divisione, capito? Quella c'è stata proprio questa presa di coscienza e questa ribellione popolare, e questa è
va tenuta presente perché il popolo italiano è capace. Sta ricominciando esattamente, a prendere quel tipo di esattamente, coscienza. Esattamente. E noi l'abbiamo visto in tante manifestazioni. Esattamente. E sicuramente la vedremo ancora nella manifestazione del 21 di novembre e forse anche in quelle del 14, 15 e 16 in cui andiamo a dimostrare la presa di coscienza individuale che sì. occorre instaurare per, dentro cioè, l'anima di ciascun cittadino sì. Incominciamo a dargli gli elementi base su cui ragionare per prendere queste convinzioni. Perfetto, a presto, so long.